Ciao a tutti, basta, basta. Ci siamo stancati. Settimane su settimane di continuare a rincorrere, a discutere le minoranze delle minoranze. Tutti hanno il diritto a manifestare la libertà di pensiero, di espressione, di dire che le cose non vanno, di dire che non si è d'accordo. Ma tutto questo ha un limite nel bene comune. Non si può manifestare bloccando servizi essenziali, ha un limite nella salute, non si può manifestare non rispettando le regole ed essendo moltiplicatore di contagio. A che cosa mi sto riferendo? Mi sto riferendo ovviamente alle continue manifestazioni dei Novax, No Green Pass, che sono una minoranza di una minoranza che stanno diventando un, tra virgolette, pericolo per il bene comune. Ha fatto bene il governo a intervenire. Ma la cosa più importante è che la politica deve smettere di rincorrere questa minoranza della minoranza e anche continuare a discutere di Covid, di vaccini, eccetera. È un errore, non perché non si debba discutere e confrontarci su una cosa che è ancora presente tra di noi, questo virus, questa pandemia, questo Covid, ma perché la strada l'abbiamo già individuata, è già stata tracciata, è iniziata con quel rischio calcolato di Draghi dell'aprile, con quella grandissima adesione al piano vaccinazioni che gli italiani con responsabilità hanno dimostrato senza la necessità dell'obbligo vaccinale. Oltre l'86% sono oggi i vaccinati in Italia, prima nazione in tutta Europa, con il Green Pass che è diventato un grandissimo strumento di libertà, copiato adesso da tutto il resto delle nazioni e con quelle fasce gialle, arancioni e rosse che qualora la pandemia dovesse ritornare identificano dei limiti che possono essere messi. Questo è il quadro. A questo quadro si può aggiungere ovviamente l'obbligatorietà della vaccinazione per alcune categorie, lo si è già fatto per i medici, lo si è già fatto per gli insegnanti, si vogliono individuare altre categorie che sono indispensabili, lo si faccia, e infine la questione della terza dose. Se gli scienziati ci diranno, come stanno dicendo, che dovremmo fare la terza dose, la faremo tutti con responsabilità. Punto. La politica si concentri a discutere, a confrontarsi su altre grandi priorità. Questa l'abbiamo identificata, la stiamo vincendo con responsabilità. Gli oltre 120 milioni di certificati di Green Pass scaricati dicono che tutto il resto sono discussioni inutili e iniziamo a confrontarsi, a fare proposte concrete, ad affrontare i problemi reali che abbiamo davanti. L'inflazione che cresce, alcuni dati sono impressionanti, i rincari, i viaggi sono cresciuti del 7%, sto leggendo la tabella del Sole 24 ore, i regali e gli addobbi per la casa del 5%, l'elettricità è cresciuta del 29,8%, il gas del 14,4%, pesce, carni e salumi del 2,5%, i panettoni dolci lievitati del 10%, la pasta e il pane del 10%, aumentano le materie prime, aumentano il costo dei semiconduttori, aumenta il costo della logistica e dei trasporti. Ecco, l'inflazione sta ritornando a crescere contemporaneamente a un'Italia che nel 2021 crescerà più di tutte le nazioni europee, più del 6%. Come possiamo affrontare questi temi? Questa è la posizione di noi con l'Italia. E queste sono le proposte di cui voglio parlarvi. Concentriamoci su questo, confrontiamoci col governo in una discussione reale e seria perché la legge di bilancio possa diventare quello straordinario strumento, oltre al PNRR, di rilancio e di stabilizzazione della crescita della nostra economia, di aiuto alle famiglie e di aiuto e sostegno ai salari. Tutta la possibilità di risorse da mettere, mettiamole in un unico provvedimento, quella della diminuzione del cuneo fiscale in modo che possa andare a far crescere i salari effettivi dei dipendenti da una parte e dall'altra delle partite IVA. Ecco, questa è la politica che piace a noi con l'Italia, che piace a noi. Ed è per questo, concludendo, che vi voglio parlare di una mozione che abbiamo presentato e che domani presenteremo alla Camera. Perché in questi giorni si sta svolgendo, concluderà nei prossimi due giorni il COP26 a Glasgow, c'era stato il pre-COP a Milano, l'Italia e l'Inghilterra sono i presidenti di turno della COP, questa grande riflessione mondiale sul tema della transizione ecologica, dell'ambiente. Abbiamo riscoperto idoli degli idoli,
i bla 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 di Greta, i giovani che si mobilitano. Abbiamo comunque condiviso il fatto che oggi la sfida delle sfide è questa transizione ecologica, questa sfida della sostenibilità ambientale, questa crescita dove la persona è al centro e l'ambiente va rispettato, ma una crescita che possa tener conto di tutti i fattori e che la ricchezza possa essere prodotta solo da una sviluppo che continua ad esserci ma che tiene conto delle nuove priorità che abbiamo. Bene, per non rendere tutto questo teorico, l'esempio più concreto che voglio farvi, ed è la ragione per cui noi con l'Italia ha presentato una mozione in Parlamento per ritornare a discutere, è molto semplice. Tutte le nazioni hanno deciso che bisogna andare verso emissioni zero nel 2050, che dobbiamo ridurre la dipendenza delle fonti energetiche da carbone e che bisogna andare verso le fonti energetiche rinnovabili. La domanda delle domande, perché non siano bla bla bla, ma lo dico anche a Greta, è: sono sufficienti per arrivare a questi obiettivi fondamentali le fonti energetiche rinnovabili che fino ad oggi abbiamo individuato? Possiamo ripensare ad alcune fonti che alcune nazioni hanno sviluppato, che sono compatibili con l'ambiente, che la ricerca e lo sviluppo stanno facendo diventare altrettanto sostenibili e rinnovabili, come per esempio il nucleare green, cioè il nucleare di terza e quarta generazione? Può una nazione come l'Italia non ripensare alla volontà dei propri elettori, ma a distanza di 10 anni capire che la ricerca scientifica di cui l'Italia è all'avanguardia diventa altrettanto importante dal proprio contributo a raggiungere questa transizione ecologica e ad arrivare all'obiettivo di emissioni zero? Possiamo smetterla di affrontare questi temi solo con un confronto ideologico e con lo sventolare bandiere? Ecco, la mozione dice una cosa molto semplice. Attenzione Italia, Parlamento, diamo un indirizzo al governo di superare il referendum sul nucleare, non di dimenticarcelo, erano altri tempi, era il tempo del dramma del Giappone, era il tempo in cui le centrali nucleari potevano essere pericolose e si erano dimostrate, la ricerca scientifica è andata all'avanguardia. Attenzione, diciamo nella nostra mozione, a quello che sta succedendo nelle altre nazioni che sono all'avanguardia. Il Giappone, prima fra tutti, io vi leggo le schede che abbiamo presentato e il documento che presenteremo in Parlamento come noi con l'Italia. Il Giappone, pur cosciente della grande tragedia che aveva colpito nel 2011 il Giappone stesso riguardo a Fukushima e a tutte le grandi tragedie che erano avvenute, oggi riapre e si sta riaffacciando al proprio per raggiungere le emissioni zero nel 2050, riapre la riflessione sulle centrali nucleari. La Francia sta investendo, Macron, oltre 30 miliardi di euro per favorire il rilancio dell'economia francese, sta investendo sul nucleare di terza generazione e si affaccia alla quarta generazione. Ma sappiamo noi che il costo dell'energia per le nostre imprese oggi, non ieri, ieri era il 30% in più del costo dell'energia delle imprese che sostenevano le imprese nelle altre nazioni. Oggi con questi aumenti che ci sono stati sta diventando del 60, del 70, dell'80% in più. Come fa un'impresa a competere? Come facciamo a reggere lo sviluppo? Come facciamo a combattere la povertà, a produrre ricchezze, a produrre lavoro? E allora, diciamo, abbiamo il coraggio di guardare al futuro. La von der Leyen, sempre da COP26, ieri ha detto che il nucleare green, il nucleare di quarta generazione, è uno strumento fondamentale per raggiungere questo obiettivo di emissioni zero, per accompagnare questa transizione ecologica. L'Europa, ed è quello che noi chiediamo, l'Italia si faccia attore, consideri il nucleare green come una fonte energetica rinnovabile. L'Italia parta sin da subito valorizzando i propri ricercatori, valorizzando gli scienziati, i fisici, il patrimonio che noi abbiamo rispetto a tutti gli altri, ritorni ad essere protagonista sul nucleare di quarta generazione e, diciamo e concludendo nella mozione, nel confermare l'obiettivo zero di emissioni al 2050 e in considerazione di ciò invitiamo il governo a riconsiderare il Parlamento, previa alle dovute verifiche della sicurezza e con il coinvolgimento della popolazione, lo sviluppo di tecnologie nucleari di nuova generazione e a comprendere la produzione di energia atomica
di nuova generazione all'interno della propria politica energetica e che la stessa venga classificata tra le fonti energetiche sostenibili. PS, post scriptum, molti di voi tutte le volte che parliamo di queste cose dicono ci affidiamo alla scienza, ai nostri scienziati. Vi dico un'altra notizia che a me ha colpito. Ma sappiamo che nel frattempo l'Italia è all'avanguardia nella ricerca scientifica, nella ricerca fisica in questo settore? Noi sappiamo che ci sono Ansaldo Nucleare e Sogen, società gestione impianti nucleari, che opera lungo tutta la fiera, che sta dalla costruzione di nuove centrali e offre i propri servizi a molti paesi esteri. Sappiamo che l'ENI, attraverso una sua partecipata, è protagonista di una rivoluzione nella ricerca, cioè la fusione nucleare collegata all'energia solare. Ecco, queste sono le nostre priorità e vorremmo discutere di questo, confrontarci su questo nella legge di stabilità con un Parlamento che, Greta, i bla bla, sono smetterla di sventolare le bandiere ideologiche e dire vogliamo la transizione ecologica, vogliamo la non dipendenza più dal carbone, vogliamo che il clima sia il luogo dove la persona, la famiglia, possa sviluppare la dignità e la qualità della propria vita. Bene, abbiamo il coraggio di accompagnarci, come abbiamo fatto nella lotta contro la pandemia, per questo sono partito dalla pandemia, grazie alla ricerca scientifica, che una volta ci impiegava 10 anni a trovare un vaccino, questa volta ci ha impiegato 1 anno a individuare un vaccino, stiamo sconfiggendo, o meglio, stiamo imparando a poter convivere con il Covid, sconfiggiamo e impariamo a poter raggiungere quell'obiettivo fondamentale che è emissione zero, la transizione ecologica, ma facciamolo con tutte le armi che abbiamo a disposizione, prima fra tutte la ricerca scientifica e l'innovazione che anche nel settore del nucleare può esserci. Il nucleare green è una delle nostre armi che abbiamo a disposizione, smettiamola e abbiamo il coraggio, la politica, di discutere e di scegliere questa nuova strada. Alla prossima.